Adesso, se noi avessimo seguito, cari ascoltatori, la scaletta che ci siamo anche già prefissati, ci eravamo già prefissati ieri, noi adesso avremmo una lettura. Invece questo foglio viene spostato perché all'ultimo Viola mi dice no, la facciamo domani o dopodomani. Sono stata sicuramente io. E allora noi va bene, ok, rientriamo con una cosa nuova, perché quando il mare è normale sono tutti capaci a fare il capitano, e quando le cose cambiano al volo così. Allora ragazzi, oggi sono 45 anni, cioè il 10 settembre di 45 anni fa, quindi 79. Anno della mia nascita. Giusto. Tu sei 79? Che bel ragazzo. Quest'anno fa 45. Sai che sei sempre eccezionale. Nonostante... Sei sempre un intenditore. Dai tempi di Barcellona. dai tempi di Pavia che non ci vede. No, comunque, volevo dire, nel 79 è nato Maurizio ed è uscito anche questo disco meraviglioso che era L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato. Ieri, tra l'altro, su qualche canale, forse la 7, c'era un documentario su Battiato. L'ho visto un pezzo. Me lo sono aperto. Sì, comunque nel ancora girare... Ancora guardi la televisione. Ho girato. 2024 Fabio Volo guarda no, l'accendo, guardo tutti zapping. e poi spengo per vedere. Quindi non è neanche zapping, è scanalare, è scanalare 2, 3, 4, così. Comunque c'era Battiato, credo, sulla 7 o sulla, insomma, quelli lì. E cos'è l'era del cinghiale bianco? Attenzione, perché quando uno canta spero che ritorni presto all'era del cinghiale bianco, e cos'è il cinghiale bianco? Il cinghiale bianco me lo sono scritto, no scherzo, il cinghiale bianco è praticamente una un'età mitologica, mettiamo così, e magica, di quando raggiungi la coscienza assoluta del senso spirituale, cioè nella crescita spirituale di un essere umano, quando arrivi là, proprio che dici tutti gli esseri umani hanno raggiunto un grado di coscienza altissimo. Sapete che l'evoluzione dal punto di vista tecnologico, sì, della civiltà, così avanza con una certa velocità, diciamo. L'evoluzione spirituale è lentissima, tanto che la storia si ripete continuamente, no? Le guerre hanno sempre gli stessi motivi. È come reagiamo noi a quella cosa che capisce il tuo grado, e quindi quella roba lì è lì per farti crescere, diciamo. Quindi l'era del cinghiale bianco è il momento in cui tutti noi su questo pianeta, nelle prossime vite, così arriveremo a un grado di consapevolezza così alto che invece di dire sempre ciò che pensiamo, quindi dalla mente, diremo ciò che sentiamo, cioè dal cuore. Ok, tanto che Riccardo III, che è uno che viene qua a Radio DJ pomeriggio. Come Riccardo III? Riccardo III usò come emblema proprio il cinghiale bianco. Chi è Riccardo III? Riccardo III, quello che viene qua al pomeriggio ogni tanto. Ma cos'era un sovrano? Che chi è Riccardo III? È il re dei re, il più importante. Ma che stai dicendo? Dove l'hai letto sta roba? Ma mica allora, se era allora. Riccardo III. Allora, adesso andiamo a vedere perché non c'è tempo. Comunque, questo, in tutte le nostre vite, noi dobbiamo avere il cinghiale bianco come punto d'arrivo. Adesso siamo sul maialino, rosa. Maialino sporco di merda. Sì. Dobbiamo arrivare all'era del cinghiale bianco. C'è una cosa di Buddha che ti voglio ricordare, che diceva: è arrivata una freccia avvelenata, mi è arrivata una freccia avvelenata, non posso perdere tempo ad analizzare il tipo di veleno, a chiedermi chi è l'arciere che me l'ha inviata, chi è questo nemico che mi ha mandato questa freccia, perché nel frattempo il veleno andrebbe nel sangue, non avrei più speranza. Io intanto comincio a salvarmi, poi mi faccio le domande. Ecco, ho avuto buone cose dalla vita. Augurarmene altre sarebbe veramente un po' sfacciato. Bene, e l'augurio per gli altri è in fondo l'altruismo, egoismo, no? Non è una cosa facile amare le persone, anche questo è, cioè, se si parla di amore così, calma. Amare vuol dire non aspettarsi niente indietro, se uno si aspetta una cosa non è più amore. E quel dare senza neanche farsene accorgere, allora sì che ha senso.